Ritornando però alla proposta dell'Italia dei Valori, andiamo subito a salutare l'onorevole Giulia Rodano, consigliere dell'Italia dei Valori della Regione Lazio. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera onorevole. Da parte sua, credo a nome anche dell'intero partito, le sue dichiarazioni sono state indirizzate alla volta di lavorare per far crescere entrambi i festival, quindi non di una scelta ma di una convivenza. Beh sì, questo diciamo, il Festival di Roma credo che sia la quinta edizione, quindi diciamo la sortita di Galan è quantomeno fuori tempo, nel senso che i due festival hanno tranquillamente convissuto per 5 anni. Secondo, il Festival di Roma aveva una sua caratteristica molto diversa da quella di Venezia, e devo dire la verità, semmai è stato, diciamo, sono stati gli ultimi anni che hanno un po' cambiato, diciamo, la natura del Festival di Roma. Il Festival di Roma è un festival della città, è una festa del cinema, è un punto di riferimento, può diventare sempre di più un punto di riferimento del mercato cosiddetto, perché il cinema è un grande fatto culturale, ma è anche un pezzo del sistema produttivo, tra l'altro del sistema produttivo e di occupazione della regione, che il Roma e la regione, la provincia e la regione credo che abbiano la grande maggioranza delle case di produzione cinematografiche, sono le sedi di grandi studi, dei grandi studi, Cinecittà, San Paolo, sono le sedi delle grandi televisioni. Quindi voglio dire, questo per Roma è un punto per Roma e per quel sistema è un punto fondamentale. Quindi l'idea che le due cose siano in contraddizione non è vera, nel senso che è stato dimostrato che non è vero. Primo. Secondo, io credo che invece, peraltro è vero che il governo e lo Stato non hanno mai messo una lira sul Festival di Roma, e quindi diciamo l'atteggiamento di Galan risponde. Beh, il ministero dovrebbe aver dato a Roma 200.000 euro su progetti mirati. Sì, quindi una minima parte attraverso, insomma, le politiche giovanili, attraverso queste cose qui, ma non c'è un intervento come i 7 milioni di euro, insomma, che vengono dati, sì, in maniera fissa. Non c'è un intervento permanente, no? Sì, questo non è un problema, diciamo. È più un problema, diciamo, secondo me, eventualmente il disimpegno della regione, come io ho cercato di dire, no? Invece c'è stato un disimpegno finanziario della regione. E diciamo, in una qualche misura, sia Alemanno che la Polverini hanno contribuito a ridurre il peso e l'impatto del Festival di Roma. Con la proposta di dare, insomma, il patrocinio in qualche modo. Si sono ridotte le risorse, si sono ridotte anche le ambizioni di questo festival, in particolare per la parte che riguarda il mercato. Detto questo, io penso che la cosa di Galan risponda meramente a un fatto propagandistico, più che lui è un veneto e quindi... Ecco, ma se le cose dovessero stare così, quindi appunto si tratta magari di una proposta più propagandistica o comunque tende in qualche modo a difendere un evento che è quello di Venezia, più legato al territorio d'origine del nuovo ministro. Ecco, però, stando alle dichiarazioni che riportano le agenzie, c'è stata una sollevazione generale nei confronti di queste dichiarazioni che ha accomunato centrodestra e centrosinistra romani. Ecco, da questo punto di vista sarebbe sufficiente che tutte le forze politiche di questa città concordassero su un'unica linea da seguire, anche perché la festa del cinema credo non sia né di destra né di sinistra né di centro, ma della città e basta, no? Sì, no, questi eventi non sono mai né di uno schieramento politico, né di un'amministrazione, né di una giunta, no? Sono eventi della città, ma mi pare che, devo dire, dobbiamo ringraziare Galan, perché mi pare che c'è stata una scesa in campo generale a sostegno di un festival, insisto, che non è mai stato in contraddizione con Venezia, nel senso che il Festival di Roma esiste da anni e il Festival di Venezia non ne ha avuto né un danno né un vantaggio, voglio dire, non, no? Certo. Se qualcuno ne ha avuto in vantaggio è il mondo del cinema, no? Certo. E la città di Roma nel caso concreto, ma il mondo del cinema è italiano. Io sono sorpresa perché il ministro non dovrebbe pensare al Veneto, dovrebbe pensare al paese, no? Certo, e dovrebbe pensare
al sistema, diciamo, del cinema italiano, che come è noto è in difficoltà, no, e andrebbe sostenuto, e i festival sono un modo per sostenerlo. Ecco, no? Non le sembra una situazione simile a quella che si era paventata qualora fosse stata accettata la proposta di istituire un Gran Premio di Formula 1 anche nella città di Roma? No, è molto diverso. È molto diverso, devo dire la verità. Nel senso che la diciamo, io ero contraria, per esempio, all'istituzione, al Gran Premio di Formula 1 nella città di Roma. La città di Roma non ha bisogno di un Gran Premio di Formula 1, mentre ha bisogno di un festival del cinema. Questa è, mi pare, la questione. Non tutte le cose sono uguali. Roma è la capitale del cinema, no? Certo. Beh, per lo ricordavamo anche prima, certo. Storicamente e anche oggi, da un punto di vista produttivo, lo è. Produttivo e creativo, quindi non vedo perché noi dovremmo rinunciare ad una cosa del genere. È bene che ci sia la presa di posizione di tutte le forze politiche. Io mi auguro che a queste prese di posizione poi corrisponda, come dire, corrispondano azioni coerenti. Certo. Diciamo, noi davamo, insomma, prima si dava... il contributo regionale alla festa del cinema è calato in questi anni, diciamo, si è ridotto da oltre 1,5 milioni a adesso sono 250.000 euro, e quindi questo naturalmente non aiuta la festa del cinema di Roma. Teniamo conto che la festa del cinema di Roma, a parte che si svolge all'auditorium e quindi ha, diciamo, gode anche, no, della forza anche straordinaria, l'auditorium di musica per Roma, anche internazionale, e ha soprattutto, insisto, comincia ad avere un ruolo nel mercato dell'audiovisivo che è particolarmente rilevante e che in Italia non c'è, mentre c'è molto forte. Il Festival di Berlino ha una, oltre ad avere una dimensione creativa, ha una dimensione di mercato molto molto rilevante, e anche il Festival di Cannes. Bene. No, è chiaro. Insomma. E non ce l'ha a Venezia. È chiaro. Onorevole, noi la ringraziamo molto di essere intervenuta sulle nostre frequenze. Grazie a voi, buonasera. Arrivederci. Grazie, onorevole Giulia Rodano dell'Italia dei Valori.